Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo oggi con il riassunto del Fanta Processo, il fantacalcio che faccio con gli amici del Fanta Processo lunedì, chiaramente. Oggi ero contro Stefano Bianconero per questa 17ª giornata di Fanta Processo. Vi mando la sigla e poi vi dico quello che è successo oggi. Una giornata scoppiettante sicuramente, perché sicuramente chi ha avuto Cristiano Ronaldo ha avuto qualche problemino, ed è Nino in questo caso, che poi vedremo se ha vinto o se ha perso, perché ha sbagliato il rigore. Per quanto riguarda me, una partita un po' strana, perché è iniziata un po' sottotono, nel senso che comunque io punto sempre molti punti sul portiere, sperando che il portiere della Samp prenda poco, a differenza di quello del Frosinone che ho, che è sportiello, che solitamente ne prende tanti. Andiamo a vedere cosa è successo con la prima schermata. Audero contro Cragno, sostanzialmente ho preso 3 gol, Cragno ne ha presi 2, quindi Stefano mi batte per il discorso portieri, pur essendo entrambi insufficienti. In difesa Gura non mi gioca, l'ho messo io perché sinceramente mi gioca Skriniar e De Sciglio, prenderò uno 6 e mezzo e l'altro 6 per via della munizione. Stefano invece ha Palomino e Romagnoli che non giocano. Invece ha Mancini, o Mancini, non so se è italiano, non so, non mi ricordo, che prende 10 e mezzo perché fa addirittura il gol. Centrocampo con Chiesa che prende 6 e mezzo, Chiesa non... È un po' anonimo ultimamente, devo dire la verità. E Lulic che prende 5 e mezzo per via della munizione. Andiamo avanti ora Mirez che mi fa il gol con la munizione, prende 2 e mezzo in più rispetto al 7, comunque una base molto ottima. Quindi 9 e mezzo con Dufret prende 6, Ruiz 7 e mezzo, quindi voto molto 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 buono, pure non avendo fatto né assist né gol, quindi ha giocato una buonissima partita contro la Lazio, contro le 6 di Fofana. Zielinski prende 6 col 6 e mezzo, meno mezzo punto della munizione, De Paul prende 6. In attacco qua l'attacco si fa divertente, perché comunque abbiamo Caprari che prende 5. Ho messo Caprari questa volta in totale e mi fa male, chiaramente quando non lo metto mi fa bene. Contro Solini che prende 5,5, ma Quagliarella mi fa addirittura da 7,5 passa a 13,5 con la doppietta, che sarebbe il rigore, come vedete, e il gol che ha fatto poco dopo. Quindi 13,5 è un potere molto pieno. Contro Babacar che non gioca, in questo caso poi vedremo anche i sostituti. Berardi prende 6, chiaramente Berardi, credo che la media di questo fantacalcio per Berardi sia 6. Suso prende 10 perché fa anche il gol, quindi diciamo che vabbè, chiaramente adesso le cose sembrano quasi, non dico pari, ma più o meno lì, forse un po' meglio io, però nulla di che. I sostituti ho Murro che prende un 4,5, quindi male contro un De Vrij che è sostituto di Stefano Bianconero che prende un 6, Victor Hugo che prende un 4,5 e infine Ashic che prende 6. Punteggi, 4 punti di differenza, 74 io, 70 lui e quindi vinco questa giornata. Una giornata che quindi non è per nulla scoppiettante in realtà, perché abbiamo fatto, alla fine abbiamo fatto bene con, lui ha fatto bene con Susi, con Quagliarella un po' meglio, e quindi alla fine 4 punti. Una giornata importante che però per il discorso classifica, che poi vedremo, è necessario sia per me e non utile sicuramente per lui. Andiamo a vedere prima i risultati degli altri, per vedere quello che è successo. È successo che fuori risultati via ha perso in casa 1-4 contro Delio Petrelli, quindi ovviamente vittoria netta, punteggio più alto di giornata con 82,5. Nino GFC, e qui chiaramente poi il discorso di Ronaldo c'entra, perde di 1,5 punti contro Calcio Basso Costo, quindi non avesse fatto quel rigore era un più 3 rispetto a quel punteggio là, quindi era un pari 1-1, quindi quanto vuol dire Ronaldo in questo caso Pardino. Giuseppe Sebrato pareggia un punto di differenza con Bibi Channel che fa un punto, ultimamente Bibi Channel si sta un po' riprendendo, chiaramente credo che sia comunque ultimo, però qualche punticino lo sta mettendo quella. Daniel Guadagobbo perde proprio nettamente contro Colpo Gobbo, quindi i due Gobbo si danno sfida e perde Dani, facendo neanche un gol, 0-3, questo perché comunque ha Higuain che deve ancora essere svincolato perché non è arrivato all'ufficialità circa la sua cessione al Chelsea, insomma, quindi chiaramente ce l'ha ancora e non può utilizzarlo. Andiamo avanti con la classifica, eccomi qua, primo in solitaria, credo che sia la prima, no, non mi ricordo se sono arrivato, no, sono già stato primo in solitaria una volta, poi mi hanno fatto superare da Stefano, che Stefano è calato al quinto posto, a meno 5, comunque veramente può tutto quanto sconvolgere ancora. Dietro di me ho Delio Petrelli che, 3 da punti, meno 1, Colpo Gobbo 28 che recupera molto bene Colpo Gobbo, una rosa molto buona la sua, che ha fatto un po' fatica in Iran, secondo me all'inizio. Nino GFC orbita sempre in quella zona là, che in base a come va Ronaldo in pratica, quando Ronaldo fa bene vince e sale, quando non fa male come ieri cala a 27 punti. Poi Stefano ha già detto Zebrato 22, Zebrato che dovrà essere quello che dovrà arrivare ultimo, alla fine è a 22 che insomma a meno 9 da me, ma comunque sesto posto. Calcio Basso Costo a 20 punti, fuori TV pari metto con Daniel Gualgobbo, quindi loro due, soprattutto Dani che sembrava più favorito, sta facendo male in effetti, e Vivi Channel che non si è capito perché, ma anche perché i giocatori che ha lui, Jack Icardi, stanno facendo un po' altalenanti rispetto a quello che si sarebbe aspettato, sta facendo così così.
Queste quindi sono, questa è la giornata di fantacalcio, una giornata fantacalcio che mi consolida al primo posto. Sono molto contento perché ci tengo molto a questo prestigioso fantacalcio, perché chiaramente è il primo fatto secondo me molto bene con i miei amici, i colleghi del YouTube e così via, rispetto ad altri che magari facevo così per. Questo ci ho dedicato molto impegno per l'asta. Adesso c'è l'asta di riparazione, ci sarà a fine del calciomercato quello ufficiale, quindi i primi di febbraio. E qui mi mando una domanda che vi pongo qui sotto in modo da ottenere risposte e consigli: cosa fare con Piontek? Cioè, venderlo, perché magari al Milan qualcuno può pensare che faccia peggio di quanto ha fatto al Genoa, non replichi i 10 passagol che ha fatto al Genoa, o tenerlo? Ecco, ditemi qui sotto cosa ne pensate di questa cosa qua e cosa fareste al mio posto. Per adesso vi rimando ai prossimi video che saranno quelli che saranno, probabilmente domani, poi giovedì, vi ricordo, torno a YouTube Steam, se non avete visto YouTube Steam di lunedì andate a vederle, ma nel caso vi dico in pagina quello che metto e quello che non metto, forza come sempre e alla prossima, ciao!